L'NDBA, acronimo di National Dynamic Barrier ANAS, nasce da una sfida: progettare un dispositivo di ritenuta per sparti traffico in grado di adattarsi all'infrastruttura stradale e non viceversa, come è accaduto fino ad oggi. Attualmente le barriere più performanti disponibili in commercio hanno una larghezza operativa pari a W5, che comporta mediamente una dimensione minima del margine interno necessario al corretto funzionamento pari a 2,80 m. Tale larghezza risulta decisamente eccessiva se confrontata con gli spazi disponibili nella maggior parte delle strade statali esistenti. Sulla base di tale problematica è emersa quindi la necessità aziendale di risolvere il problema senza costi eccessivi e in tempi rapidi. È nata così l'NDB ANAS, che oggi, nella sua configurazione sparti traffico, dopo i test effettuati al vero, ha permesso di ottenere valori molto contenuti di larghezza operativa e deflessione dinamica, che consentiranno l'installazione in condizioni di impianto limitate. Con riferimento alla normativa europea UNI-EN 13/17, ai fini della certificazione della nuova barriera NDB ANAS, sono state quindi effettuate le prove di crash test TB11 e TB81, ossia un'autovettura di massa 900 kg lanciata a una velocità di circa 100 km/h con un angolo di urto pari a 20 gradi ed un auto articolato di massa complessiva 38 tonnellate lanciato a 65 km/h con lo stesso angolo di impatto di 20 gradi. La prova TB11 ha permesso di rilevare l'indice ASI, ossia le accelerazioni a cui sono sottoposti gli occupanti del veicolo, ottenendo un livello di fedelità pari a B. I risultati della prova TB81 hanno invece confermato i dati rilevati in fase di simulazione dinamica, ossia una larghezza operativa W2, decisamente un risultato apprezzabile. A seguito della suddetta prova, preso atto dei danni esigui riportati dalla barriera e dal mezzo pesante, ANAS ha deciso di effettuare una prova unica nel suo genere, ossia rilanciare un altro mezzo di 38 tonnellate sulla stessa barriera incidentata. Aver superato brillantemente anche questa prova, ottenendo sempre un W2, significa poter disporre di una barriera in grado di resistere a ben due eventi incidentali contemporanei o immediatamente successivi, ipotesi remota ma pur sempre possibile.